A Dong So è un bell'uomo con un'abilità molto strana. Una notte, mentre passeggia per le strade cantando una canzone composta da lui intitolata I Hanging Metals, alcuni trafficanti di organi lo rapiscono e lo portano via. Il suo corpo viene quindi sezionato pezzo per pezzo, e sorprendentemente Dong So può vedere tutto quello che gli sta accadendo nonostante sia quasi morto. Dopo un po', il chirurgo gli toglie entrambi gli occhi e li tiene su un vassoio. Tuttavia, le pupille sembrano ancora in grado di vedere. Il chirurgo si accorge di ciò, ma prima che possa agire riceve una telefonata. Mentre è via, sorprendentemente, strane cose simili a tentacoli escono dalle ferite di Dong So e iniziano a guarirlo. Torna quindi in vita, e lentamente si rialza. Mentre il chirurgo guarda con orrore, Dong So afferra uno dei suoi occhi e lo pone vicino a una delle sue orbite. Le strane cose simili a tentacoli tirano poi l'occhio e lo fissano al suo posto. Dong So cerca di recuperare l'altro occhio, ma allo stesso tempo, il chirurgo chiama i rinforzi. L'uomo salta quindi fuori dalla finestra e scappa. Avanti veloce di diversi mesi, accade uno strano evento nella stessa città. Una mattina, una bella scultura di una donna appare dal nulla e questo attira l'attenzione di molte persone. Mentre stanno curiosamente facendo foto, all'improvviso del sangue inizia a gocciolare da essa. In una sconvolgente svolta degli eventi, viene rivelato che la scultura non è fatta di argilla, ma è invece un vero essere umano modellato per sembrare una statua. In men che non si dica, la polizia guidata dall'ispettore capo Yang Wan arriva lì e porta via il corpo. Tuttavia, anche dopo ore di indagini, tutto quello che trovano è uno strano segno sul corpo, che sembra una combinazione delle lettere P e L. Successivamente veniamo portati da Dong So, che ora vive una vita anonima in città. Indossa una benda sull'occhio per nascondere l'occhio mancante e sembra piuttosto scosso dall'incidente. Una notte, mentre si esercita con le sue canzoni, all'improvviso sente un forte dolore all'orbita e sperimenta una visione. In essa vede una visuale in prima persona di qualcuno che guarda un'immagine dei segni zodiacali sul suo computer. Uno dei simboli nell'immagine sono le lettere PL che sono state incise sulla ragazza deceduta da prima. Dong So nota anche una serie di schizzi attorno al tavolo della persona. Una volta terminata la sua strana visione, deduce che sta vedendo attraverso l'altro occhio, che è stato trapiantato su qualcun altro. Il giorno dopo, mentre Dong So sta lavorando in una discarica, nota alcuni delinquenti che molestano il suo vecchio capo. Cerca di farli smettere, ma invece viene picchiato. Uno dei teppisti tira quindi fuori un coltello e lo lancia contro Dong So, sperando che lo schivi, ma quest'ultimo non si muove. Per questo motivo, l'orecchio di Dong So viene tagliato via e cade a terra. I teppisti sono terrorizzati alla vista e scappano subito, ma dopo che se ne sono andati, Dong So usa la sua misteriosa capacità per riattaccare l'orecchio al suo corpo. Nel frattempo, i trafficanti di organi sono alla ricerca di Dong So, poiché il suo corpo immortale potrebbe valere milioni. Anche il capo ispettore Yang lo nota vicino alle scene del crimine e sospetta che stia tramando qualcosa. Di notte, Dong So cerca di soffocare la sua ansia immergendosi nella musica. Prende una chitarra e tenta di suonare la canzone che cantava all'inizio, ma poiché è passato molto tempo non riesce a ricordare gli accordi. Va quindi nel suo canale YouTube anonimo e riproduce la canzone al rallentatore per coglierne le note. Allo stesso tempo, anche il ragazzo della sua visione suona la stessa canzone, e non appena lo fa, i suoi occhi iniziano a fargli male. Anche Dong So prova un dolore lancinante agli occhi. Stufo degli eventi strani, decide di dirigersi nello stesso luogo in cui era stato rapito per cercare l'altro occhio. Sfortunatamente, quando arriva sul posto, uno dei trafficanti di organi lo riconosce subito e chiama i rinforzi. Segue quindi un lungo inseguimento dalla quale Dong So riesce a scappare e tenta di fuggire, ma proprio in quel momento una ragazza di nome Lisa gli si avvicina. Sembra sapere delle sue condizioni e gli affetta una gamba per controllare se le voci sono reali. Con suo grande shock, Dong So guarisce la sua ferita in un batter d'occhio e fugge. Successivamente, ci viene mostrato lo stesso uomo delle visioni di Dong So, che guarda il suo album da disegno. Incredibilmente, gli schizzi sono delle persone che sono state uccise e trasformate in statue. Ciò dimostra che la persona che ha l'altro occhio di Dong So è l'assassino. Nella scena successiva, ci viene presentata una donna di nome Li Rang, che sta andando a lavorare su un autobus. Lungo la strada, si annoia e inizia ad ascoltare la canzone I Hanging Metal su YouTube, che è apparentemente diventata virale. Dopo un po' raggiunge il suo posto di lavoro e nota una grande folla fuori. Stanno fissando una statua umana, che si rivela essere un altro omicidio in città. Dopo un po', Li è con la sua cotta e caposquadra Jin Seop, che sembra essere tranquillo e arrogante. Per rompere l'imbarazzo Li inizia a canticchiare la canzone I Hanging Metals, e con questo Jin Seop sente un improvviso dolore agli occhi.
Anche Dong So sperimenta la stessa cosa e inizia ad avere una visuale in prima persona attraverso gli occhi dell'assassino. Vede quindi la donna Lee e il suo posto di lavoro. Questo rivela finalmente che l'assassino non è altro che Jin Seop stesso. Veniamo anche a sapere che entrambi gli occhi di Dong So riconoscono la sua canzone, quindi ogni volta che suona, iniziano a riconnettersi attraverso mezzi telepatici. Di notte, Dong So ha un'altra visione in cui osserva meglio l'album da disegno di Jin Seop. Lui vede le parole Corpse Art e decide di cercarle su Google. Con suo orrore, trova le immagini dei recenti omicidi e finalmente si rende conto che la persona che ha l'altro occhio è in realtà il colpevole. La mattina dopo, non perde tempo e si dirige verso il luogo che ha visto nelle sue visioni. Nota Lee e la riconosce immediatamente, così le si avvicina e le chiede dell'uomo con cui era il giorno precedente. Lee crede però che sia un molestatore, e se ne va. Adesso, Dong So non ha indizi perché non sa nemmeno che aspetto abbia l'assassino, e decide così di trovare altre informazioni su di lui. Va da una specialista dell'oroscopo, e le chiede informazioni sul segno criptico PL. Lei rivela che si riferisce al pianeta Plutone, ed è generalmente considerato come un cattivo presagio. Dong So poi menziona la data dei recenti due casi di omicidio, e chiede se c'è una connessione tra di loro. La specialista sottolinea che sono decisamente collegati, e spiega anche che la prossima data simile è il 25 dicembre, che è il giorno seguente. Questo allarma Dong So, siccome si rende conto che il prossimo omicidio accadrà il giorno dopo. Vuole impedire che accada, ma non sa da dove cominciare. Nel frattempo, Lee arriva a casa di Jin Seop e fa l'amore con lui, ignara del fatto che è un assassino a sangue freddo. Dopo che hanno finito, Jin Seop va a fare una doccia mentre Lee controlla casa sua. Nel mentre si imbatte nel suo album da disegno, e lo esamina per curiosità. Lee è colta di sorpresa quando vede gli schizzi raccapriccianti delle vittime recentemente assassinate, e viene a sapere che la sua cotta Jin Seop è in realtà l'assassino. Il giorno seguente è il 25 dicembre, e come aveva predetto Dong So, una statua cadavere viene trovata in un campo isolato. Una folla enorme si raduna, e tra loro ci sono i trafficanti di organi e l'ispettore Yang. Purtroppo, entrambe le parti notano Dong So e iniziano a inseguirlo. I trafficanti di organi arrivano per primi a lui, ma appena in tempo la misteriosa ragazza di prima, Lisa, arriva e li sconfigge. Porta quindi Dong So in un posto sicuro, e si presenta correttamente. Apparentemente, lei è una scrittrice, che attualmente sta scrivendo un articolo sui Connex. I Connex sono umani soprannaturali come Dong So che hanno la capacità di rigenerare le loro parti del corpo, e sono quindi immortali. Prima di partire, i due si scambiano i numeri e si promettono di incontrarsi presto. Dall'altra parte, una Lee spaventata si avvicina a uno dei suoi colleghi e gli racconta quello che ha visto nell'album da disegno di Jin Seop. Successivamente, incontra l'uomo e chiede di parlare in privato. I due poi si dirigono sul tetto, e Lee lo affronta riguardo al fatto che è un assassino. Gli spiega che ha visto tutti i suoi schizzi e i suoi elaborati piani malvagi. Il suo collega li sta tenendo d'occhio da un angolo, ma sfortunatamente il suo cellulare squilla e questo fa saltare la sua copertura. Allarmato, Jin Seop prima mette fuori combattimento Lee e poi insegue il collega. Sta per buttarlo giù dall'edificio, ma proprio in quel momento il cellulare di Lee inizia a squillare, con la canzone I Hanging Metals come suoneria. Questo ferisce Jin Seop, e allo stesso tempo, Dong So, che è nelle vicinanze, ha una visione del tetto. Sfortunatamente, prima che possa raggiungere il posto, Jin Seop lancia il collega giù dall'edificio e lo uccide. Elimina anche Lee per risolvere tutte le questioni in sospeso. Per tutto questo tempo, la canzone continua a suonare e un terrorizzato Dong So assiste all'intero incidente. L'unico indizio che nota è il cappotto dell'assassino. Nonostante questo, si precipita verso l'edificio schivando numerosi controlli di sicurezza. Corre quindi sul tetto, ma non trova nessuno a parte il corpo di Lee senza vita. A quel punto, l'intero edificio brulica di poliziotti e persone in preda al panico a causa dei due omicidi. Nonostante questo, Dong So rischia tutto e decide di trovare l'assassino che ha il suo occhio. Scende le scale e inizia a cercare nel dipartimento in cui lavora Jin Seo. Per sua fortuna, improvvisamente nota un uomo con lo stesso cappotto dell'assassino e lo insegue. Poco dopo Dong So raggiunge il bagno e intrappola Jin Seop all'interno di uno dei gabinetti. Purtroppo, prima che possa dare un'occhiata alla sua faccia, il personale della sicurezza arriva e lo porta via. Si scopre che gli agenti hanno monitorato le sue attività attraverso le telecamere e sospettano che sia l'assassino. Dong So fa del suo meglio per spiegare che il vero assassino è ancora in bagno, ma nessuno lo ascolta. Fortunatamente, la scrittrice Lisa ancora una volta viene in suo soccorso e lo libera. Nel frattempo, Jin Seop rimane completamente incredulo su come qualcuno l'abbia visto commettere gli omicidi. Passa ore a pensarci,
ma non arriva a una conclusione. Quando sente però la solita canzone e prova un forte dolore agli occhi, finalmente si rende conto che il suo occhio trapiantato è la causa del problema. Chiunque abbia l'altro occhio può vedere attraverso di lui e sperimentare tutto ciò che fa. Dall'altra parte, Dong So porta Lisa a casa e le spiega tutto da zero. Comincia dalla sua infanzia, quando era caduto da un albero e si era rotto gli arti, ma miracolosamente ogni osso si è riparato da solo in pochi secondi. I suoi amici lo chiamavano mostro, e anche la sua famiglia si isolò da lui. Dong So poi spiega della notte in cui è stato rapito dai trafficanti di organi. È stato squarciato e gli sono stati cavati gli occhi, ma grazie ai suoi poteri è guarito da tutte le ferite e ha ripreso conoscenza. Ha poi rimesso uno dei suoi occhi al suo posto, ed è fuggito dalla scena prima che i cattivi si avvicinassero a lui. Ora, sta avendo visioni in prima persona del ragazzo che ha l'altro occhio, che non è altro che l'assassino più ricercato della città. Sa tutto questo a causa degli schizzi elaborati e di altri piani che ha visto nelle sue visioni, ma purtroppo non ha ancora visto la faccia dell'assassino. Sentendo tutto questo, Lisa è colta alla sprovvista, ma decide comunque di aiutarlo. Gli regala anche un paio di occhiali da sole per tenerlo fuori dai guai, poiché la sua iconica benda sull'occhio è diventata facilmente riconoscibile. Di notte, i due vanno in un grande magazzino per fare provviste, dove Dong So nota il suo poster da ricercato sul muro. Allarmato, corre velocemente fuori e cerca di scappare, ma allo stesso tempo il suo occhio inizia a fargli male. Ha quindi una visione dell'assassino che guarda il suo video su YouTube. Questo fa capire a Dong So che può avere visioni solo quando l'assassino ascolta la sua canzone ai Hanging Metals. Più tardi quella notte, mentre sta pensando a idee per affrontare la situazione, ha di nuovo una visione. Questa volta vede il proprio schizzo disegnato dall'assassino. Sembra che Jin Seok stia cercando di avvertire Dong So di stare lontano dai suoi affari, ma nel processo mostra accidentalmente i suoi prossimi obiettivi, che sono tre ragazze della scuola. Dong So è sorpreso da ciò che vede e decide di trovare l'assassino prima che si verifichino altre morti. Lui sa che l'intera città lo sta cercando, ma a quel punto non gli importa. Nella scena finale, mentre Dong So è alla ricerca di indizi, si imbatte in un musicista di strada che sta suonando la cover della sua canzone. Per un momento, dimentica tutte le sue preoccupazioni e si perde nella bellezza della canzone che lui stesso ha creato. Tuttavia, il momento felice di Dong So dura poco, siccome ancora una volta ha una visione. Sorprendentemente, in essa, si vede contorcersi dal dolore. Questo significa che l'assassino lo sta osservando da vicino. Quando Dong So torna in sé e si guarda intorno, nota una figura oscura che lo osserva da un'auto vicina. Dong So urla e inizia immediatamente a inseguirlo, ma contemporaneamente, arrivano l'ispettore Yang e i suoi colleghi che lo arrestano. L'episodio finisce quando un Dong So devastato viene portato alla stazione di polizia. Questa serie è una figata, quindi assicurati di guardare la parte 2 su Series Recap Edita. Grazie per la visione!